Questa mattina, in occasione della giornata della legalità, è avvenuta la cerimonia di dedicazione dell'impianto sportivo polivalente denominato Geo Legale al giudice Rosario Livatino. Erano presenti il prefetto di Taranto, Demetrio Martino e il sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto. Oggi è un giorno importante per la città di Massafra, ma è un giorno importante per il nostro paese perché, come sappiamo, si celebrano i 30 anni dall'attentato sia al giudice Falcone che al giudice Borsellino e l'intitolazione di questo impianto sportivo alla memoria del giudice ragazzino di Rosario Livatino è un segnale tangibile che questa città vuole, vuole dare nel solco della legalità. È un messaggio che viene rivolto soprattutto alla, alle fasce giovanili di questa città e più in generale del nostro territorio ed è um, un baluardo verso tutti coloro che ancora non hanno sviluppato o che sottovalutano l'importanza di rispetto delle regole in ogni settore. Mi fa molto piacere essere qui anche perché c'è un tema che da ricollegare alla legalità e che è quello della, delle nostre scuole. Io francamente rabbrividisco nel leggere notizie che, da parte, che avvengono in altri territori di atti di violenza all'interno della scuola. Secondo me è un sacrilegio. E proprio per questo la legalità deve interessare soprattutto la comunità nel suo complesso, ma deve avere una particolare attenzione verso nostri, i nostri giovani. Io spero che questo impianto sportivo dedicato alla memoria di Livatino sia difeso certamente dalle istituzioni, ma sia difeso soprattutto dai ragazzi, che lo possano avvertire e percepire come qualcosa che gli appartiene, come un bene pubblico che è di tutti, non è di nessuno e che questo purtroppo è un errore concettuale che ancora, soprattutto devo dire, nel mezzogiorno, non soltanto per, per gli impianti sportivi chiaramente, ma un po' per tutto quello che è di, di, di pubblica utilità, viene ancora commesso. Quindi il richiamo sarà per, per i nostri giovani affinché difendano e tutelino la, non solo la memoria del giudice Livadino, ma un impianto di questo genere che è a loro disposizione proprio perché devono crescere e devono avere la, la libertà di scegliere i valori eh, nei confronti dei quali vorranno impostare la loro vita futura. Sì, una data importante per le istituzioni italiane. Eh, ricorre oggi il trentennio dall'assassinio, dal brutale attentato al giudice Falcone, alla dottoressa Morbillo, la moglie, e eh, alla sua scorta che furono letteralmente fatti saltare in aria da un attentato della mafia. Eh, abbiamo l'onore stamattina di avere il signor Prefetto qui e soprattutto abbiamo il piacere di eh, poter eh, offrire ai ragazzi delle scuole medie una riflessione sul tema della legalità e lo facciamo inaugurando un'attentazione. Struttura che si chiama appunto Io Gioco Legale, intestata a Rosario Livatino, un altro magistrato che è stato assassinato dalla mafia due anni prima nel giudice Falcone, nel 1990. E lo facciamo con i ragazzi eh, ai quali vanno spiegati eh, questi eventi della nostra storia recente. Vanno illustrate le vite di questi grandi uomini e grandi donne che hanno sacrificato se stessi per far Prevalere eh, lo Stato e soprattutto per far prevalere il valore della legalità. e Lo dobbiamo fare con loro perché loro non esistono, non erano ancora nati nel 1992, quindi possono avvertire questi fatti come fatti lontani, invece il tema della legalità deve essere un tema approfondito, costantemente eh, tenuto eh, a caldo e questa struttura può essa stessa diventare una roccaforte della legalità perché i ragazzi entrando in questa struttura anche facendo sport devono comprendere che. Anche questa struttura è una risposta dello Stato a co al contrastare le mafie, la illegalità, la corruzione. Quindi negli atteggiamenti quotidiani, nel vivere la propria realtà scolastica con i compagni piuttosto che nei giochi, sin da lì deve nascere in loro la voglia di vivere in una comunità dove il primo valore da rispettare è quello della legalità.